Giovedì 1 febbraio 2024 si è svolta presso il Circolo Pensionati l'annuale assemblea sociale della nostra comunale Avis di Vigasio. È un'assemblea che è prevista dal nostro statuto, è l'assemblea che ci dà la possibilità di tracciare le linee per il prossimo 2024, siamo già agli inizi, e dobbiamo approvare il bilancio, quello di gestione del 2023, ma anche quello di previsione per il 2024. Abbiamo inoltre avuto la possibilità di avere quali ospiti il sindaco della nostra amministrazione comunale, il rappresentante dell'Avis provinciale, che hanno tenuto i loro saluti, i loro discorsi, anche incoraggiando la nostra comunale con i risultati, bellissimi risultati che abbiamo ottenuto quest'anno, di avere 255 donatori attivi, ma di avere offerto soprattutto quasi 500 sacche di sangue. Siamo una delle poche comunali a livello provinciale che, rispetto alle donazioni dell'anno scorso, siamo stati con un segno positivo. Altre purtroppo, per questioni anche non tanto organizzative, ma che non dipendono sicuramente da noi donatori, altre comunali hanno avuto dei segni negativi. Noi con orgoglio possiamo dire che la nostra è stata una comunale abbastanza prolifica nel mettere a disposizione il proprio sangue per chi è meno fortunato di noi. Noi abbiamo la fortuna di star bene, abbiamo un bel gruppo che ormai è consolidato e per fortuna anche abbiamo 14 nuovi donatori che si sono aggiunti a quelli che poc'anzi ho detto come soci attivi. Ma la figura del segretario è quella di seguire un pochino tutto l'iter burocratico dell'associazione di volontariato, ratificare un pochino quello che sono i bilanci, consuntivo, preventivo, e far parte un pochino, diciamo, tutta la svolgere la burocrazia. Questa attività burocratica vuole dimostrare appunto quella che ci proponeva, la trasparenza e la bontà diciamo del nostro operato, ed è sempre un'attività di volontariato, il proprio tempo libero che uno cerca di dedicare appunto per il profitto dell'associazione. Nell'assemblea vengono esposti il bilancio consuntivo e preventivo, e quindi si capiscono tutte le spese, gli eventi che vengono fatti per la promozione del dono del sangue. Inoltre tutte i giustificativi praticamente delle spese che vengono fatte sono pubbliche. Presso di noi in sede si possono trovare tutte le cose rendicontate al centesimo. Nulla viene lasciato al caso. Questo per facilitare da parte di tutti i donatori o meno avere la percezione di quello che l'Avis fa a favore della comunità. A livello provinciale l'Avis di Verona sta mantenendo quello che sono i suoi obiettivi, i suoi impegni. Logicamente sentiamo quello che è il momento in ambito delle chiusure dei centri trasfusionali periferici. Diciamo che come consiglio direttivo cerchiamo comunque di mantenere sempre alta l'attenzione e di aiutare i donatori a recarsi nei punti trasfusionali vicini qualora sorgessero delle difficoltà. Sappiamo che non è semplice, perché comunque il donatore dedica il proprio tempo e lo fa in forma spontanea. Vedersi chiuso un punto periferico dove è abituato ad andare per essere dirottato, perché quella è sempre una forma di dirottamento, che lo mandiamo a un altro punto, non è semplice. Infine vorrei ringraziare l'Avis Comunale di Vigasio, sempre presenti negli impegni interprovinciali che noi mettiamo in atto per formare ed informare le nostre realtà. Il vostro presidente è sempre presente e non possiamo che prenderne atto delle sue capacità e del suo impegno. Diciamo un grazie all'Avis di Vigasio. L'Avis è una situazione importantissima, tant'è che questa sera è la testimonianza della presenza di tanti amministratori, proprio per dimostrare quanto è importante una situazione come quella dell'Avis. Ed è importante anche la promozione del dono del sangue, quindi invitiamo tutti quanti ad aderire a questa associazione e a donare il sangue.